Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal col di retrocomputing, anzi di retromanuali. Oggi andremo a ispezionare una serie di manuali veramente storici relativi a delle stampanti storiche che fecero la storia. Incominciamo con Image Writer 1 User Manual. Eccola qui, questa è la mitica Image Writer 1. Io l'ho avuta questa, la comprai usata e mi fece una grandissima riuscita. Poi purtroppo la cambiai, la diedi via perché era troppo grossa, pesava 5 kg, grande come un forno a microonde o mezzo frigorifero. Per fare spazio sulla scrivania, comprai una Lexmark stampante inkjet, che obiettivamente erano molto più economiche, più leggere, più piccole, con la stessa qualità di una laser. Però obiettivamente questa è stata una grandissima stampante infaticabile, con un costo di stampa veramente minimo, marginale, e molto molto affidabile, facile da utilizzare. Attaccai l'Apple 2, andò subito, l'attaccai al Macintosh e andò subito. Quindi andremo a vedere questo manuale, questa Image Writer 1, veramente un pezzo di storia per quanto riguarda l'home computing. Allora andiamo a vedere a botta cosa c'era nel manuale, circa questo manuale, come diciamo conoscere iniziare a conoscere la tua stampante, come settare la stampante, prendersi cura della stampante, controllare la tua stampante, codici avanzati per il controllo della stampante e una serie di appendici, un glossario e l'indice e quick reference. Sono circa 120 pagine, faremo rapidamente presto, anche perché sostanzialmente era molto semplice questa stampante, estremamente facile. Quando si spacchettava, cosa si trovava? Eccola qua, si trovava il disegno di questa stampante, che praticamente era già solitamente già tutta settata. C'aveva due aperture di cofano, il cofano frontale e il cofano posteriore. Nel cofano frontale si trovava questa aggeggino qui, ci si appicciava una cartuccia praticamente per le stampanti a nastro, che praticamente erano tutte uguali, costavano veramente pochissimo, cartucce compatibili e duravano una vita praticamente. Si mettevano lì, qui ta, si incastravano e si era praticamente a posto. Poi cosa c'aveva? Questa qui era la manopola che girava per il trascinamento della carta. Qui c'era il pannellino dei comandi, che poi vi dirò a cosa serviva. Questa era la leva di rilascio. Quella leva di rilascio, diciamo, c'era il trascinamento con due rotoli, oppure il trascinamento praticamente tramite la carta bucata con l'anello. Quindi praticamente si settava, si apriva questo cofano qui posteriore, ci si metteva la carta e poi si faceva collimare gli anellini con le due praticamente anelli, che poi vi farò vedere nel disegno. Si muoveva avanti, usciva fuori il foglio, si tirava fuori la geggina, un aggeggino di ferro, e poi si era già bello e pronto. Tu si richiudeva il cofano anteriore e posteriore e si era già a posto. Semplicissima, 5 kg e passa pesava. E quindi niente praticamente da dire. Eccola qui, questa era la stampante. Da come si vedeva, qui c'erano gli spinottini, si sollevavano, tac tac a incasso, ci si metteva la carta a 4 a nastro con i buchi, poi si girava la manopola, la carta passava sotto questo rullo qui, si tirava fuori questa levettina qui, e poi praticamente con la levetta praticamente in alto, questa praticamente funzionava con la carta a nastro, con questi anelli. Se si tirava in giù, invece era il trascinamento di questo. Poi si rimetteva praticamente, dopo il trascinamento si rimetteva la levetta in fondo e poi si chiudeva, si attaccava, si metteva, diciamo, la cosa, si chiudeva la cartuccina e poi questa si abbassava e si era praticamente a posto. Semplicissima. Ecco il quadro comandi, un pulsantone grosso, accendi o spegni. Quando si accendeva il pulsante power rosso, e poi c'era praticamente il pulsante questo select. Quando select diventava verde, praticamente si era collegati con la seriale oppure con il computer, e era pronta a ricevere i dati.
quando praticamente si pigiava select, si stampava, si scollegava la stampante dal computer e si poteva smanettare su questi due controllini. Questo è un controllino line fit che praticamente faceva avanzare di un ritorno carrello il foglio in avanti, form fit faceva avanzare la carta, diciamo, di un intero foglio. Non era indispensabile utilizzare queste VIP perché c'era praticamente questo manopolone che quando praticamente si era finito di stampare, eventualmente si era rimasto poi a tre quarti o via dicendo, si levava fuori la linea, si girava il manopolone, il foglio usciva fuori, c'era praticamente questa, quella, il foglio usciva fuori di qua, si tirava perché c'era la carta al nastro, era praticamente mezza già bucata per essere pronta per lo strappo, si tirava il foglio, strappo e si era a posto. Poi si ripigiava il pulsante select, si era in linea e si era pronti per ristampare. Semplicissima, infaticabile, stampava ad aghi, funzionava una favola, una macchina veramente semplicissima, più semplice io sì. Ecco, qui si spiegava il caricatore, il cofano posteriore e il cofano anteriore, qui si inserivano gli anellini, il paper clamp, si metteva il foglio, si inseriva l'aggeggino, quindi c'erano niente di semplicissimo. Questo aggeggino si rolla e shaft, si tirava leggermente in fuori per far scorrere la carta, e poi si ripigiava il roller shaft in modo che fosse a contatto con la carta. Poi si abbassava un pochino perché così doveva iniziare a stampare già dall'inizio, e poi niente da... si manovrava tutto con l'aggeggino, il pomello in fondo che manovrava questo grosso rullone, e quindi niente, era semplicissimo. Ecco, con questo via si manovrava questo via a trascinamento il foglio quando aveva messo sull'elisio qui in fondo, e poi in modo tale che era la carta a quarta trascinamento con buchi. Semplicissima, infaticabile, indistruttibile. Ecco, queste erano le cartuccione, si inserivano in castro con l'aggeggino che andava messo sopra le testine, in modo che le testine praticamente potessero battere sul fogliettino. Poi si tirava un pochino il nastro per farlo, diciamo, praticamente rinzuppare dentro l'incrosso. Niente di particolare, semplicissimo. Tutti quelli che hanno avuto una stampante aghi, era veramente semplicissimo prendersi cura la stampante. Io non ci ho mai fatto un cazzo, ha sempre funzionato molto bene. Semplicemente mi limitavo a cambiare questo il nastro quando diventava troppo chiaro, e poi ci cambiavo la carta via via che finivo fogli. C'era un supporto praticamente per la stampante, che poi dal peso che c'aveva più di 5 kg il supporto stampante in plastica addirittura mi si schiantò dal peso. Comunque, diciamo, poi misi il paperone, praticamente tutto il cartone di carta in terra, e quindi l'appoggiai la stampante sulla scrivania, così praticamente non c'avevo più problema di un supporto stampante per agguantare dal peso che stampante è troppo pesante e via dicendo. Quindi semplicissimo, stampante sulla scrivania e cartone di carta in terra, il nastro di carta che risaliva sulla stampante e via. Vabbè, obiettivamente era grossa come un forno a microonde, quindi pesava oltre più di 5 kg. E quindi poi c'erano questi dip switch che erano già tutti settati, quindi c'era faccio niente di particolare, anche perché poi sul Macintosh questa stampante là aveva praticamente la gestiva al volo, la riconosceva immediatamente, c'era faccio nulla sul dip switch perché praticamente era già tutto ottimizzato di mamma Apple. Quindi corriamo velocemente, qui c'era caratteri speciali che eventualmente tanto ci poteva stampare in funzione, tanto li spediva praticamente il computer, ma lei ce l'aveva perché li riconosceva. Il buffer della stampante era veramente piccolo, mi sembra 3K, 6K, la miseria praticamente. Difatti, anche se era seriale, occupava, quando stampavo con l'Apple 2 occupava la macchina. Poi però le ultime due o tre pagine praticamente, le ultime due pagine il computer si smollava perché aveva già spedito praticamente sul seriale tutti i dati, e il buffer di stampa continuava praticamente a stampare. Il buffer era piccinino. Controlli avanzati non servivano a una mazza perché tanto il buffer ci faceva, ecco, appena 3000 caratteri. Ecco, quindi praticamente un carattere era un byte, quindi praticamente circa 3k di buffer, quindi una miseria c'aveva. Comunque,
Era una stampante per l'epoca che era buona, infaticabile veramente. Ora ripensandoci a livello di anni, ecco, purtroppo non avevo spazio sulla scrivania, non c'avevo spazio in casa, però diciamo se invece di buttarla via l'avessi conservata obiettivamente in una stampante così mi avrebbe fatto piacere anche riutilizzarla, perché era veramente un gioiello praticamente. Anche se la comprai usata era infaticabile. Semplicissima, durava un indistruttibile 5 kg, oltre 5 kg di roba praticamente. Una bella stampante, anche semplicissima, meccanica semplice, grossa, nelloni di metallo, la tiravi nel muro, faceva un buon rumore. E quindi questo è un manuale bello per ricordare praticamente questa stampante di Magic Writer 1, che ha fatto veramente la storia. Quindi chi ce l'ha se la tenga, perché obiettivamente la conservi, perché è un hardware veramente che merita. Ecco, guarda qui, la 96 praticamente stampava 10 caratteri per inch, 120 caratteri al secondo, 72 linee per minuto. Era una 9 aghi, 8, anzi 8 aghi, 8 aghi, 8 aghi, c'aveva 8 aghi. E poi vediamo, motore elettrico, e qui ci trovate praticamente tutti i dati tecnici. Vediamo un po', consumava un botto, 180 watt, 180 watt, 8,5 kg pesava, quindi 8,5 kg, una mazzata. Mi spaccò, mi ricordo, comprai, c'era all'epoca i supporti delle stampanti per mettere la carta sotto, la misi sopra, dopo 3-4 anni mi si schiantò il supporto di plastica dal peso. Quindi era una macchina veramente tutto di metallo. Poi la misi, che se c'era l'interfaccia, semplicissima, attaccavi lo spinotto, avvitavi, basta, finito, cioè a parte. Quindi praticamente semplicissima. Più semplice è, e più praticamente le ossa durano senza creare problemi. Più complicate sono e più prima si spaccano. Ok, questo è un bellissimo manuale. Il link per andare a ricordare praticamente questa stampante lo trovate in descrizione. Passiamo oltre. Commodore MPS 801, stampante ad aghi, manuale utente. Ecco, questa è un'altra stampante conosciuta, conosciutissima anche dagli utenti che non erano utenti commodoristi, molto diffusa e conosciutissima. Anche questa è una macchina infaticabile, semplicissima. Cosa c'era nel manuale? Informazioni generali, come preparare e utilizzare la stampante, l'utilizzo della stampante, una serie di appendici sulle specifiche, queste sono importanti, che le andremo a confrontare con la Image Writer 1, velocità e consumo elettrico e peso. E poi una serie di appendici, eccola qua. Questa era la stampante, c'era la monocolona con i vari spinottoni e spinottoni dietro, erano proprietari. Questa era la cartuccina, Commodore oppure compatibile, non era difficile trovarne di compatibili. Si infilavano sia in castro puff con il nastro che passava sopra praticamente le testine, perché poi le testine di stampa andavano a battere sul per nastro a inchiostro, che praticamente lasciava il segno sugli aghi e creava il carattere. Eccoci qua. Poi qui si apriva il cofano, si tirava su l'aggeggino, si inseriva la carta che c'era praticamente con i trattori a trascinamento, perché anche lì si utilizzava la carta con gli anelli. Si infilava lì, si girava la monocolona, si girava, pa, e si era già a posto. Niente di particolare. Connessioni, questi vanno di deep speech eventualmente da settare per fare i caratteri di stampa di prova. La manutenzione ce la faccio fare, penso un po' nulla come quell'altra. E poi andiamo utilizzo della stampante. Qui nel manuale Commodore ci sono una serie di comandi basic sull'utilizzo praticamente della stampante, con il print grata 3, e quindi praticamente niente di particolare. Ok, a seconda diciamo di dove era io chiamavo print 3 sul grata 3, quando c'era appunto c'era la scheda interfaccia super seria, avevo messo sullo slot 3. Il basic praticamente era lo stesso. Va bene, qui c'erano i vari esempi con gli aghi, lottare funzioncine,
graficini, stampa così in reverse si consumava un botto di inchiostro, quindi non valeva la pena fare queste alzate lì. E poi niente di particolare. Ecco, specifiche tecniche. Allora, specifiche tecniche, andiamo di volata a vedere. Intanto questa era una 7 aghi, 7 vertical dots, mentre la Image Writer, andiamo a vedere, era praticamente una 8 aghi, quindi c'aveva un ago in più. L'Apple Image Writer 1 c'aveva un ago in più rispetto alla MPS, ma quello che è importante è la velocità, print speed 50 caratteri al secondo, 50 caratteri al secondo, la Commodore MPS 50 caratteri al secondo, udite, print speed 120 caratteri al secondo la Image Writer 1, era una bestia, un fulmine, più del doppio praticamente andava, 50 caratteri, 50-50 fa 100, e questa era addirittura superiore, quindi era velocissima la velocità di stampa, una stampante la Image Writer 1, una bomba, era una bomba. Consumi elettrici, la Commodore MPS 801 consumava 25 watt. Invece andiamo a vedere quanto consumava praticamente la Image Writer 1, che consumava un botto, il consumo power consumption 180 watt contro i 25 watt, quindi praticamente un consumo enorme. E poi vediamo quanto era pesa, il peso era 4,8 kg, mentre questa era una mentre le Image Writer 1 era una bestia, il peso di 8,5 kg, quindi praticamente due stampanti Commodore facevano una stampante Image Writer 1, sia in termini di peso che in termini di velocità. E con questo ho detto tutto, quindi indubbiamente l'hardware Apple era perlomeno il doppio più performante di quello che si trovava sul mondo Commodore. Certo, costava molto meno, però le differenze si vedevano. E poi, ok, questo è il link della MPS, manuale MPS 801, se volete lo potete andare a scaricare. Passiamo oltre. Commodore MPS 1200, anche questa è una stampante ad aghi, però possiamo definire in un certo qual modo una stampante ad aghi Commodore di seconda generazione. Infatti l'andremo a confrontare con le Apple Image Writer 2. Andiamo a vedere questa manualetta di 250 pagine, il link lo trovate in descrizione. Allora, cosa c'era? Praticamente introduzione. Allora, come settare la stampante. Strumenti basici, stampa con il Basic, stampare il testo, formattazione della pagina, utilizzare il Tabs, Epson, la modalità grafica della Epson, poi i punti grafici della Commodore, creare caratteri, cose diciamo un po' strane e finali. Poi abbiamo una serie di appendici e quello che noi ci interessa sono le specifiche tecniche. Ok, andiamo rapidamente questo manuale. Ok, eccoci qua, come si spacchettava, cosa si trovava, tutti i vari pezzettini da montare quella carta. Con questo era praticamente la cartucciona, sempre questa a nastro. Vediamo un po', qui si spiega la cosa a fare, come mettere l'aggeggio qui, come mettere l'aggeggio di là, qui inseriva le cose, qui non ci sono fotografie ma ci sono disegni, comunque tanto si capiva lo stesso. Qui praticamente c'erano i vari pulsanti, online, power on, lay off, cosa fare, ok. I vari pannelli, inserire la carta, anche qui la carta praticamente con la carta Kobuki. Il trattore per settare da mettere la carta, sollevando la linguetta, inficcandoci qui la carta un po' come tutte le stampanti, non cambiava nulla. Sempre i meccanismi erano più o meno solidi, eccoli qui, così, poi scorrevano giù e salivano su, va bene. O se no in terra direttamente, come era anche più semplice, oppure con un supporto. Ok, andiamo qua dove vogliamo, qui sono le prove di stampa, come devo venire, connettere la stampante al computer, lo spinotto ce l'aveva di lato,
vabbè, cosa c'è? I dip switch interni da settare eventualmente per configurare sul tipo di font che uno voleva. Io non font, che c'è un metterci dip switch per i costi, per rinnovare l'alfabeto. Ma comunque, una volta settato, poi non si tocca più nulla queste ossa. Vado veloce, disilizi, tanto per il cliente ripeto c'era un po' di programmini in basic per andare a stampare caratteri speciali, così utilizzare quel processo e poi stampare, invece non tutto per questo. Stampare con qualità. E qui c'erano vari modi, si vede di stampa, c'erano dei vari caratteristiche, diciamo linee, vari font, spanso a vari punti, quindi c'erano dei font un po' più potenti, mentre là c'erano solamente le altre generazioni precedenti, c'era un unico font con dei caratteri speciali. Qui già cominciavano a spuntare qualche vari font di dimensioni differenti, chiaramente una stampante sempre a dati ma di seconda generazione. Già si vede con gli effetti di test tutte cose che queste, anche queste si potevano fare sulle maggiorate 1, ma ci voleva dei client shop livery, altrimenti praticamente era un'altra cosa che si finiva per stampare immagini, non dei font, che invece erano questi, erano font già presenti sulla stampante, quindi cosa diversa. Quando si stampava immagini sulle maggiorate era tutto più lento, quando si stampava caratteri che erano già nella maggiorate invece la stampa era molto più veloce. Ok, andiamo velocemente, questa è chiaramente una stampante più evoluta perché c'aveva già una serie di font di vario tipo all'interno, era già più evoluta, anche se era aghi era indubbiamente più evoluta. Ok, quello che ci interessa, andiamo a vedere. Io qui vado veloce, l'utilizzo del tab noi non ce ne può di meno più di tanto. Vertical tab, vado veloce. Ok, andiamo ancora, si ritorna a pagina all'inizio a vedere le specifiche tecniche, che è quello che mi interessa. Le specifiche tecniche, tecnica information in fondo, vediamo un po' specifiche tecniche. Quick reference card, indice, ecco specifiche tecniche. Questa era una 9 aghi, quindi c'aveva un ago in più della image writer e due aghi in più rispetto a quell'altra. C'aveva 120 caratteri al secondo, quindi questa stampava tanto quanto stampava la image writer 1. La differenza però è che questa c'aveva già dei font all'interno, mentre i font praticamente c'aveva solo la immaginata 1, non c'aveva, c'aveva solo caratteri speciali e un'unica set di font. Questa c'aveva vari tipi di font, quindi era un po' più, era stampava tanto quanto la immaginata 1, ma c'aveva già dei font. Quanto pesava, vediamo un po', e quanto consumava, vediamo un po'. Caratteristiche, set per potenza, ecco, power, pesava 8,2 libbre, quindi una libra penso, non ho idea, di la verità, confesso la mia ignoranza, non so quant'è una libra in chili, ma penso che forse probabilmente era come peso, forse simile al Magic Writer 1. Come potenza assorbiva 90 voltaggio a 90, questa è la corrente da 90 e 132 watt tra i intorno ai 50 Hz, ma non è data la potenza in watt. Va bene, andiamo a confrontare praticamente questa con l'Image Writer 2. Apple Image Writer 2 manuale utente, ecco un'altra stampante Apple che ha fatto la storia, bellissima, infaticabile, robustissima, un'altra praticamente pezzo di storia dell'informatica, notissima. Andiamo a vedere cosa c'era il manuale utente, cosa c'era su questo manuale, come, diciamo, la prima cosa che si incontra quando si incontrare la Image Writer 1,
immagini, diciamo, in stampica basic con il suo settaggio, connetterla, diciamo, a un computer Apple, lavorare con la Image Writer 2, poi programmi generali, Image Writer 1 che è cura e manutenzione. Codice hash, Image Writer, connessioni, controlli printer out, configurazioni, serial carding, troveremo anche i dati tecnici. Andiamo a vedere rapidamente. Image Writer 1, eccola qua, anche questa era praticamente con la carta a trascinamento, in parte trascinamento, in parte diciamo sia ad aghi che a trascinamento di fogli. Era praticamente simile con questi manopoli che si infilavano questa aggeggino qui, c'era diciamo la sua cartuccina, si infilava sempre nello stesso modo, ta 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 ta. E quindi riprendeva la filosofia dell'Image Writer 1. Lo spinotto era molto più semplice perché si infilava così, qui c'era il quadro di comandi, errore, potenza on off, il piccolo di accensione, e poi praticamente era cambiato poco o nulla. Poi si apriva qua il cofanino posteriore, si sollevava l'aggeggino, le paper clip, e poi ci si ficcava la carta. Il meccanismo era praticamente identico, né più né meno a quello dell'Image Writer 1. Era cambiato un po' il case, un po' più con lo spinottone, un po' più tondo, diciamo, era un po' meno cubo, un po' meno cubo, e un pochino più tondo e un po' più ergonomico, ma poi riprendeva praticamente la meccanica dell'Image Writer 1. Allora, vediamo un po', connettere al computer, qui c'erano vari spinotti da fare a seconda se ci aveva un Macintosh, se ci aveva invece un Apple 2GS oppure un 2, che si chiamano spinotti seriali praticamente, quindi erano già una spinotteria completamente diversa da quella che si attaccava praticamente al Macintosh. Va bene, oppure al 2C. Qui c'è da settare eventualmente come settare il dip switch sulla Super Serial Card, seconda della spedizione. Qui c'avevo la Super Serial già tutta settata, già configurata per Image Writer 1. Qui si infilava, questo è per l'Apple 2. Si infilava, ta ta ta, prima si settavano i vari jumpers e poi praticamente si metteva, piuttosto semplice. Allora, lavorare con la stampante. Allora, i dati tecnici della Image Writer 2 sono un po' nascosti, un po' seminati qua e là, non c'è una bella pagina intera dove si dà tutti i dati in specifico. In particolar modo si dice la velocità di stampa era di 250 caratteri al secondo, quindi praticamente il doppio della MPS 1200, che la MPS 1200 praticamente stampava. Eccoci qua, stampava a 120 caratteri per secondo, praticamente come un Image Writer 1, né più né meno, mentre la Image Writer 2 stampava a 250 caratteri al secondo, quindi praticamente il doppio della Image Writer 1 e il doppio della MPS Commodore 1200. Andiamo a vedere poi altri dati in funzione, a pagina 83, su altre informazioni specifiche, dove si dice che praticamente viaggiava a un baud rate di 9600 baud al secondo e c'aveva praticamente quanti aghi c'aveva, non lo dice quanti aghi c'aveva, maximum line 8 inch, caratteri per inch, no, io praticamente non è riuscito a trovare quanti aghi c'aveva. Non ve lo so dire qui dal manuale. Comunque, se si va a trovare praticamente su internet le caratteristiche tecniche, poi si scopre quanti aghi ci aveva. Comunque, più veloce. E per quanto riguarda il consumo elettrico, anche quello non è specificato. Passiamo oltre. Apple Style Writer 2 manuale utente. Questo è l'ultimo manuale che andremo a vedere delle stampanti storiche, ma questa era tutta un'altra stampante perché questa era getto d'inchiostro e non era d'aghi, quindi una tecnologia completamente diversa e non era fatta nemmeno da Apple, ma era fatta dalla Epson, che
che poi praticamente aggiungeva il marchio Apple, perché Apple, diciamo, gli aveva permesso, quindi era una stampante Epson a tutti gli effetti, oggetto d'inchiostro, che però era rimarcata dalla Apple, quindi nulla a che vedere con l'hardware che invece era prodotto, delle Majorizer 1 e 2 che invece erano prodotte da Apple. Questa è del 1992. Andiamo a vedere che cosa c'è, come si inizia a utilizzare la vostra Stylewriter 2, e poi capitolo 3, diciamo, come mantenere pulita, diciamo, la stampante, una serie di problemi, le appendici, le specifiche, e quindi sono appena 35 pagine. Voleremo questo piccolissimo manuale, non c'è niente da fare. Quindi si attaccava la stampante al Macintosh, ma c'erano i Macintosh e gli Apple II erano spariti, i spinottini, i tappi, si attaccava poi la presa di corrente, si mettevano fogli in A4, quindi non erano a trascinamento come la carta, come le altre oggetto di, come le altre aghi, ma questa era a carta trascinata, come, diciamo, un po' tutte le stampanti oggetto. Si apriva il pannellino, solo ci si metteva la carta che cascava per caduta, né più e né meno. Ecco, qui si metteva in una stampante che praticamente potrebbe essere moderna, un po' come quelle attuali di oggi, né più e né meno. Si mettevano i driver e quindi utilizzava la propria stampante, il Macintosh ce la riconosceva, si selezionava la fare alla porta da mettere e poi c'è la faccia, c'è tutto da sé. Tipo di stampa, se si voleva stampare in formato da 3 a 4, come stampa mediana, la mediana formato era un po' più grande, la 4 era più piccino, e poi c'era la faccina. Qui si apriva dietro, si metteva le cartuccine, spiegato come cambiare le cartuccine, e questa ora non mi ricordo se era a colori o se era in bianco e nero, in realtà ora tanto poi si perderebbe, penso che sia soltanto in bianco e nero. Mantenimento della stampante, la cartuccina. Ok, andiamo un po' a pulire la cartuccia, pulire l'interno, dopo shotting, un po' di problemi, quando la carta si giammava, cosa fare, niente di particolare, niente più e nemmeno come le stampanti di oggi, specifiche. Ecco, oggetto d'inchiostro, 360 punti per inci, quindi 180 dpi, quindi praticamente né più e nemmeno, quasi come una laser, né più e nemmeno. Poi vediamo un po', utilizzava sia la carta A4 che, diciamo, gli altri tipi formati, le buste, quanto la sua, bastava semplicemente mettere la lì, la geggi dentro il dispenser, e poi settare su cosa si andava a stampare, e faceva tutto per conto suo. Comunque la velocità di stampa paper feed, dunque vediamo un po' se in risoluzione. Ecco, era giapponese, costava 19,5 watt, quindi considerava molto meno. Poi dimensioni, no, la velocità di stampa mi sa che non era specificata, che il punto di forza delle stampanti inkjet non è, ma diciamo, l'estrema velocità, che rispetto a quelle aghi che erano molto più veloci, ma la qualità di stampa, che era praticamente ottima, indistinguibile da una laser, quindi con praticamente 360 punti per inch per dp, quindi per il test era tanta roba, e per la grafica 180 punti, quindi veramente abbastanza buoni, insomma. E poi qui altre cose non ce n'è. Ecco, qui abbiamo finito questo breve excursus su queste stampanti storiche. Il link per i manuali li trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima.